Recap 2017, abbiamo sentito un buon odore di caffè e abbiamo detto a questo signore che è alla mia sinistra, ma quasi quasi prima ancora di un'intervista ce lo facciamo un caffè. Lui ha detto certamente sei il benvenuto Fabio, è qui con me allo stand della MOAC SPA il direttore generale Alessandro Spadola, che ritorna dinanzi ai microfoni e alle telecamere di Vennin TV dopo circa 3 anni, ma abbiamo poi intervistato la responsabile marketing non più tardi di 14 mesi fa, Host 2015, dove ci ha spiegato come un fiume in piena le iniziative che stavate intraprendendo per svilupparvi ulteriormente. Ma non vi siete fermati, che cosa è successo in questi 14 mesi Alessandro? Diciamo che noi come MOAC non ci fermiamo mai e fa parte un po' della nostra cultura. Mia sorella, responsabile marketing, 14 mesi fa ha annunciato tutta una serie di nuove iniziative che in azienda si stavano portando avanti. Oggi le abbiamo concretizzate, abbiamo creato quello che era MOAC 2.0, abbiamo cercato di informatizzare l'azienda al massimo perché crediamo che il futuro dell'industria italiana e nel mondo del caffè sia dettato dall'informatica, quindi abbiamo cambiato il gestionale aziendale, abbiamo fatto un investimento molto grosso, abbiamo investito in un management diverso che avesse una cultura imprenditoriale, una cultura manageriale molto superiore. I risultati iniziano a darci ragione, lo vediamo al SIGEP in questa manifestazione che è così importante oggi nel ventaglio fieristico nazionale, il successo che stiamo oggi ottenendo. È anche vero che negli ultimi 14 mesi sono entrati a far parte della famiglia MOAC nuovi personaggi, nuovi grandi professionisti. Sì, siamo orgogliosissimi di essere diventati un'azienda guardata da manager di un certo livello. Oggi come direzione estero contiamo il dottor Marco Cautini, che è un personaggio, un grande profilo nel mondo del caffè estero. Alle operation abbiamo il dottor Maurizio Mauro, che è una persona di una preparazione incredibile in quest'ambito. Anche lui nato nel caffè, esatto, mio oltre che collaboratore strettissimo anche un grande amico. Al marketing abbiamo Annalisa Spadola, mia sorella, che fa questo lavoro con una grandissima passione e ci permette di presentarci alle manifestazioni così come all'interno del nostro cliente in maniera completamente diversa magari rispetto ad altri nostri competitor. Come direzione commerciale Italia abbiamo Giuseppe Moncino, il quale è oggi il manager più anziano in azienda perché è con noi da 6 anni e ha rivoluzionato un po' quello che era la visione della parte commerciale dell'azienda a livello Italia. Quindi siamo orgogliosissimi di quello che si è fatto ed è solo l'inizio di un percorso che abbiamo costruito che ci deve portare a dei traguardi che sono dei traguardi veramente importanti. Non voglio dichiarare delle cifre perché non è mia abitudine dire questo, però vorrei fra 2 o 3 anni magari rifare questa intervista con i numeri che abbiamo ottenuto. Beh, diciamo anzitutto un dato importantissimo, che voi quest'anno a SIGEP festeggiate i 50 anni di MOAC. Noi dal SIGEP iniziamo i festeggiamenti dei 50 anni di MOAC, che è un traguardo bellissimo per un'azienda, è il traguardo di mio papà, di nostro papà, perché è stato lui a fondare l'azienda e a portarci a questo livello, ed è il momento in cui io, mia sorella e il nuovo management dobbiamo prenderci in mano tutta una serie di responsabilità per fare almeno un pochino rispetto a quello che ha fatto lui, quindi iniziamo un anno di grandi festeggiamenti. Diciamo che 50 anni
con una nascita nell'ultima regione d'Italia in termini geografici, perché siete nel sud dell'Italia, con la stessa ragione sociale e senza alcun tipo di aiuto, sgomitando sul mercato, facendo valere esclusivamente le competenze, la qualità del prodotto e la costanza della proposizione di questa qualità al mercato, vi inorgoglisce certamente. Sicuramente. Diciamo che la filosofia dell'azienda di oggi è la stessa filosofia che avevamo 50 anni fa. Cercare di fare le cose meglio possibile, cercare di fare dei prodotti più buoni possibili. Oggi abbiamo raggiunto dei traguardi, con questa stessa filosofia ne vogliamo raggiungere tanti altri. Bene, e allora i nostri auguri. Alessandro saluta gli amici di VendingTV.it. Il prossimo appuntamento sarà quasi certamente per Host 2017, dove noi siamo media partner e voi naturalmente andrete a esporre qualche altra novità che andrete poi a presentare anche attraverso le nostre telecamere. Saluta pure gli amici e noi dopo ci dedichiamo a un buon espresso. Ti offro l'espresso che ti ho promesso prima. Grazie. Accordato, accordato. Grazie, grazie di tutto, a presto. Bene amici, allora voi non andate via, tra pochi istanti arriva altra intervista con altra novità qui al SIGEP 2017. Io mi congedo con un buon espresso Moak.